E benvenuti in questo nuovo video. Oggi, raga, facciamo un bel What I Eat in a Day qui a Los Angeles. Vediamo appunto cosa tutto ci mangiamo di porcelloso qui in America. Colazione time, di solito io ordino da Starbucks, vado un po' sul sicuro effettivamente. Le altre cose, oltre a costare tantissimo, tipo $19, 15, cioè per un pancake magari, non è poi così buono, o magari è troppo dolce, oppure non riesco neanche a finirlo da quanto ne è giga, eccetera. Ultimamente mi sto trovando bene a comprare queste due o tre cose da Starbucks e quindi prendiamole insieme. La mia colazione tipo è questa qui, quindi crispy grilled cheese, cioccolato croissant e poi o caramel macchiato o caffè latte. Io aggiungerei di caramel macchiato, un bel cioccolato croissant e poi stavo pensando se cambiare e prendere un altro panino invece che il grilled cheese, perché oggi non ho tanta voglia, cioè lo vorrei abbastanza soft in realtà. Dai, proviamo questo, assaggiamolo, scopriremo se sarà buono o meno. Per un totale di $16, incontro alla porta, ok, 10-20 minuti. Ho fatto Uber One per un mese e in totale quindi spendo $18.87. Non ho capito per cosa, visto che me li ha tolti. Ah, ok, imposte e costi sarebbero 5, ma non è vero, secondo me è una fregatura questa di Uber One, perché pagavo sempre 18 anche senza averlo. Vabbè, poi bisogna sempre dare la mancia. Però io personalizzo, raga, vi dico la verità, cioè già costa di per sé e quindi in totale ho speso la bellezza di $20 per questa colazione. Con il fatto che gli stipendi degli americani sono belli alti, devo ammettere che la vita qua costa tantissimo e non mi ricordavo che costasse così tanto, cioè si spende tantissimo per mangiare. Vabbè, niente, ci vediamo quando arriva. Arrivato! Vediamo un po' com'è oggi. Croissant e poi è un po' di cioccolato. Poi abbiamo il sandwich che mi sa che di solito mangio per seconda cosa, la roba salata. E qui il nostro caramel macchiato, very very good, molto dolcino caramelloso. Ora sì che la giornata può iniziare. La brioscina. In realtà la stiamo vivendo molto come se fossimo di qui e quindi molte cose che dici, vabbè, ma sei in vacanza, perché non esci a fare colazione di qua di là? L'abbiamo presa proprio con calma, nel senso non volevamo, non so come dire, girare di qua di là e non godercela. Quindi preferiamo guardare poche cose con calma e viverci proprio come se vivessimo da sempre qui. Ecco, non ho chiuso bene e mi sono sporcata i pantaloni. Io invece pantaloni della tuta. Hai una gioia nella vita. Qualche giorno abbiamo anche fatto colazione direttamente noi cucinandoci French toast, latte e cereali, easy. E mi piace un sacco. Cioè vabbè, il pranzo e la cena ovviamente no, perché non abbiamo tutte le cose, l'olio, il sale. Cioè il sale c'è in realtà, però vabbè, per condire eccetera. Però ci piace anche appunto fare qualcosa anche qua in casa. Tipo anche ieri sera a cena non avevamo voglia di uscire, quindi abbiamo fatto, abbiamo preso e ci siamo portati a casa da mangiare. E così è un po' la situa. Però il cibo forse è il tasto più dolente in assoluto. Noi italiani siamo abituati troppo bene. Penso che ora mi sparapanzerò. Come si dice nel divano? Finirò la mia colazione lì. Prima però assaggio questo insieme a voi. Diciamo che non è molto carino. Mangiabile, è molto meglio il grilled cheese, però oggi non avevo voglia, è abbastanza pesante quello lì, questo è più leggero. Ed è il pane tipo dei cosi alla Nutella. Non ho mai capito perché in Italia non fanno tutte queste cose. Se facessi anche i pancake penso che sarebbe il mio posto preferito per fare colazione. Che strano, siamo di nuovo da Starbucks. Vai di caffè? No, io penso che voglio gli strawberry a cale e lemonade. Effettivamente anche a me è un po' rotto. Però non saprei solo cosa prendere. Noi ormai abitué. Ci siamo americanizzati. Letteralmente. Buono, il momento è sempre buona, fresca. Oggi è anche una bellissima giornata, letteralmente, forse la più bella finora. Noi siamo in macchina aspettando dei biglietti. Noi e l'organizzazione pari a zero. E niente, ci vediamo direttamente a pranzo se troveremo un ristorante dove mangiare.
Siamo arrivati, vista la disperazione, alla fine, indovinate dove? Grand Central Market. Posto preferito da Melis, dove si mangia in mezzo al casino. Letteralmente il posto che meno preferisco, ma qua è molto carino. Allora, ci sono ovviamente diverse cucine in base a quello che uno preferisce. Vediamo un po' quello che ci ispira di più, eh. Un dolcetto un po' deludente, molto deludente, più che altro perché raga letteralmente c'erano c'erano le stesse cose ripetute e a me non piacciono i mercati perché principalmente si mangia in piedi, c'erano giusto due tre zone che hanno proprio come siamo stati noi seduti sul tavolino. Un'esperienza da fare se vi piace appunto il mercato, quindi diversi sapori, cose, ma sì, ma la tre quarti erano messicani, l'altro erano cinesi. Eh sì, l'ho detto, orientali. Ora magari andiamo a prenderci un donuts in un negozio fisico perché c'era troppa coda. Alla fine non siamo andati a mangiare un donuts perché mi sono ricordata che c'era un posto, no, c'è la coda mi sa, dove si fa tipo merenda così con i gattonzoli. E ora appunto siamo venuti qui. Super carino, questo è il nome. Ed è proprio su Melrose. Guarda, col gattonzolino, che carino. Ah, e qua ci sono tutti i gattini. Allora, ma tu sei fuori? Ho chiesto informazioni. Praticamente pensavo fosse un bar che mentre ordini hai i gatti che ti circolano intorno. Invece no, stanno prostituendo i gatti. Perché tu paghi per stare lì con i gatti. Praticamente tu in base a quanto vuoi stare dentro devi prendere appuntamento perché giustamente ci possono stare poche persone all'interno. Quei gatti sono delle star e si stancano. Quindi appunto $15, 15 minuti fino a un massimo di 70 sì, minuti. Devo pagare $40 per stare mezz'ora con i gatti. E quindi più che altro ci ha detto che servivano da bere fino alle 17. Ormai sono le 18:23. Servivano acqua e i peccherini, qualcosa da mangiucchiare così. Grande, grande bar. E quindi non aveva senso per questo video, barra non aveva senso stare perché cosa stai là solo da carezzare i gatti senza bere né niente. Quindi ho detto vabbè, già Riccardo non voleva andarci, troveremo qualcos'altro da fare. Sono un po' triste. Le mie vibes erano ottime. Volevo coccolare i micetti. Le mie vibes, sì, ma allora, un conto fare un bar dove poi ci sono dentro i gatti e ci sta il format. Ma tu mi fai pagare per stare con i gatti. Ma cioè, proprio non ha senso. The Dolly Lama. Ha una bella A. Vediamo un po'. Allora, ci sono quelli bubble. Io però volevo quello lungo che non vedo. Ok, si può mettere il gelato. Ci sono i waffle. Poi ci sono tutte le cosine da aggiungerci sopra. E quello è l'effetto finale. Però non c'è quello che pensavo io. Cos'è? Questo. Faglielo vedere. Vabbè, sceglierò uno di quelli e via. Ice cream, okay. Salsa, topping, cioè è pieno di robe. È difficilissimo scegliere. Quello è il macchinario.
Cosa? Tu metti in confronto con la schifezza dei gatti. Ma chi parli? Bisogna essere obiettivi nella vita. Chi sto insieme io? Ecco qua, che carino. Beh, io vado su intanto, ciao. Sto bruciando le mani. Che artificiale la vaniglia. Wow. Io me lo sono scelto con fragole, Kinder, gelato e topping alla Nutella. Com'è? A me piace molto. Anche se mi sto bruciando le mani. Da bruciarti le mani? Fallo vedere. Cosa hai preso tu? Io c'ho... ecco. Oh, ma tu smetti di toccarmi con le tue mani le cose. Se io non piego, ci sarà un motivo, no? Banana. Banana, gelato, burro d'arachidi, mandorle. Guarda. Godo. Sta perdendo, raga. Ottimo, ma sta cadendo continuamente. Come faccio? Devo tenerlo un po' in orizzontale. Ti piace allora? Dove ti ho portato? Finalmente hai scelto un posto decente quando siamo qua. No, poi mi impasto proprio. Dolce al punto giusto, pensavo che qui in America facessero le cose eccessivamente dolci, invece ci sta. Tu sei intelligente, vedi? Strappa la carta. Hanno creato apposta. Mamma, un po' buono! Fino all'ultimo pezzettino. Potrei mangiare anche la carta, ho pagato anche quello. Vuoto da 1 a 10. 7 e mezzo, 8, buono. Io non ce la facevo più, raga. Però buono, ci sta a venire. Per una merenda alternativa. In totale abbiamo speso $25. Così suddivisi. Dammi. Allora, il mio ma me lo ovviamente fai... $10. Me lo fai vedere. Il tuo 11,25. Perché io l'ho personalizzato. Ecco qua. Questi sono i prezzi. Poi come sempre va aggiunto le tasse. Quindi il mio da 10 è passato a 10,95. Bene. Per cena siamo venuti da In-N-Out per concludere la nostra vacanza. Eccolo lì, c'è una palma davanti comunque. Stavo dicendo che In-N-Out è il posto preferito degli americani per vari motivi, ma secondo noi il principale è che costa molto molto meno rispetto a tutti gli altri fast food. Lo prendiamo in macchina e lo portiamo a casa perché la sera non è molto carino come posto, nel senso ci sono un po' di persone strane. L'ultima volta che siamo andati c'erano un po' di pazzi e quindi abbiamo detto sai che c'è? Meglio se lo prendiamo e lo portiamo a casa. Quindi niente, dopo vi faccio vedere cosa abbiamo preso. Comunque una cosa assurda è che c'è veramente sempre tantissima sì, ma è un cheeseburger, sta 3,65. Questo è il menù, come vedete ci sono proprio pochissimi panini, cheeseburger, hamburger, patatine e shake. Non esiste il bacon. Zero. Però lei si è presa le patatine con la... Sì, ci sono i menu segreti che potete avere qualche cosa in più, ma tipo la maionese non esiste, il bacon non esiste, i cetriolini non esistono, solo queste cose qui più appunto i menu segreti che si trovano online, però sono giusto tipo più strati, quattro strati, o le patatine con la carne o il formaggio, niente. Thank you. Abbiamo speso 15,11 alla fine, non male, forse era appunto i pasti che abbiamo speso di meno in assoluto. I got you Diet Coke right here. Any ketchup for you tonight? Ketchup. Two cheeseburgers, one onion, one no onion, and the cheese fries. The ketchup is in there. Thank you. Vediamo un po' questi panini. Mettilo la cipolla. Quante salse ci è andato per un esercito? Patatine, gnammi gnammi. Ah, letteralmente con una cosa sopra. Oh, sono già fredde. No, frittata di formaggio sopra. Buone però. Sarebbero le 7 del mattino. Difficilissimo abituarsi. Paninozzo, pomodoro, formaggio, carne. Insalatina. Questa è la nostra cena. Ultima cena a Los Angeles. Io non ho preso neanche le patatine. Non avevo neanche fame, non avevo neanche mangiato. Spero che questo video vi abbia tenuto compagnia. Magari anche dato qualche inspo. Per andare al bar dei gatti. Sul dove andare. Cioè vorrei dirvi, vi consiglio anche questo, questo e quello, ma non mi sono proprio trovata con il cibo americano. Devo ammettere che eravamo sempre in difficoltà ogni cavolo di pasto. Cioè di solito vai in un posto, hai tantissimi ristoranti che puoi provare,
Qua zero, me ne ero salvati alcuni che avevano consigliato in tantissimi video, ma andavo a vederli su Google così, cioè mi passava letteralmente la voglia. E quindi niente, alla fine questo... Veramente il mio pasto preferito è stato il primo cipote appena arrivato. Il primo cipote, ma secondo me perché in aereo abbiamo mangiato così male che appena siamo scesi... No, quello era buono. No, cipotle è buono, cipollino ci sta. Però occhio al coriandolo. Se vedete delle foglioline verdi nel vostro cibo... Vabbè, magari a loro piace. Ma sai il sapore, non va a piacerti. Mettono il coriandolo dappertutto. Vabbè, comunque niente. Grazie per essere lì fino alla fine. Vi mando un bacione gigante. Noi adesso finiamo la cena, ci guardiamo un po' la serie. E andiamo a dormire che domani mattina si vola. Vedo la mattina, ti abbiamo un altro volo. Dobbiamo fare il tutto. Lui deve sempre mettere bocca su quello che dicono. E dice, sì sì si vola. No, e mo, partiamo una roba. Madonna, cioè. Allora, tu devi capire che io nei tuoi video, soprattutto di questo, ho la voce fuori campo. Ok? Quello sì, che la gente vorrebbe proprio dire. Disaccordo con tutto quello che la dico gente, io. Quello che la gente pensa mentre guarda il video. Sì. Dobbiamo o non dobbiamo andarcene via alle 11 da qua? Ok, quindi... ma tu hai detto si vola. Vabbè, era per dire, madonna. Si vola via da qua. Vabbè, niente. Bye bye. Ciao. Non fai neanche salutare. Ciao. Scrivete nei commenti se non sono stata la persona più divertente del video.